Ebbene, è uscita la mia recensione pubblicata del collezionista di carte, The Card Counter, tipo Shredder. Io sono una creatura enigmatica, sofferente, ectoplasmatica, forse aberrante, come un personaggio shredderiano, scorsesiano, non lo so. So ironizzare sulle mie disgrazie, sui miei trascorsi, ancora inspiegabilmente stigmatizzati da persone veramente bieche che si celano dietro profili falsi vigliaccamente. Qualcuno asserisce che il protagonista di questa bella, anche se non perfettamente riuscita, opera di Schrader, Oscar, possegga delle viri acquose, degli occhi particolari, penetranti, magnetici, ipnotici, non lo so. Io intravedo qualcosa di Al Pacino, è uscita da poco la notizia, da me subito catturata, captata, filtrata, e sarà di mie parole elaborata su Deadline, secondo cui Al Pacino, ecco, a mo' di Tom Noonan di Trasfida, lì c'è anche De Niro, protagonista dell'inedito inspiegabilmente di Comedian. Questo film ci sarà anche Danny DeVito. Voi sniffate, snuff, remake di un film molto amato da Taylor Hackford, regista anche dell'ultima Eclissi, tratto da Dolores Claiborne di Stephen King. Io sono dotato del dono, del potere della luccicanza, dello shining. Ho degli occhi forse alla Ewan McGregor, però non azzurri o verde smeraldo, e amo angosciarmi, amo la solitudine, amo non compenetrarmi alla realtà di debosciati, depravati, che tuttora infieriscono per ferirmi. Ho terminato Bologna Polar, questo mio libro passionale, romantico, che indagherà in merito agli oscuri complotti perpetratici contro il Covid-19, il coronavirus, questo morbo virale che c'è o non c'è, cos'è il fantasma di Belfagor, è fantomatico, è fantomas, fantasmatico, e io adoro Al Pacino, malgrado abbia oramai superato le 80 primavere, questo libro sarà citato, lo scrissi prima della morte, Jean-Paul Belmondo, perché vidi il Rifkin's Festival di Woody Allen, e viene omaggiato fino all'ultimo respiro di Jean-Luc Godard, De Niro, Pacino, eterni antagonisti, più che altro così visti da chi gioca di competitività a frattori, e Alain Delon, Romy Schneider, La Piscina, Frank Costello, faccia d'angelo, Oscar, questa faccia luciferina, diabolica, mefistofelica, ecco, l'avvocato del diavolo, Angela Hart, l'eterno scontro fra bene e male, o la dualità competitiva fra Pacino e De Niro. Ecco. Abbiamo finito di disturbare, di ridacchiare. Molti ragazzi trascorreranno tutte le loro giornate nel vivacchiare, nel bullizzare il prossimo e nell'infangarlo, appioppandogli peggiori appellativi. Ora mi appello alle persone di buona creanza, non screanzate e non scostumate. In questa scostumatezza io mi adopererò per educarvi al fine che possiate affinarvi e raggiungere quella pace omeostatica, quell'acquiescenza emotiva che però non deve combaciare per forza con rassegnazione, con morigeratezza, bensì con
intrepida purezza. Sì, vengo attaccato, vengo linciato, vengo addirittura ricercato, boicottato. Qualcuno vorrebbe che io rammemorassi il mio passato, dal quale mi sono emancipato o a cui sono ancora ancorato. Io voglio conservare le mie ferite, le mie cicatrici, a mo' di Nicolas Cage, attore che ha lavorato in Al di là della vita, Bringing Out the Dead, ecco, e in due film di Schrader, diretti da Paul, nei polli, e mentre la gente passeggia, corre o rincorre ambizioni utopiche, io mi do all'effimero, accendo un fiammifero o premo sull'accendino per fumare una sigaretta. Dopo, adesso beviamoci sopra e anneghiamo in un mare torbido di mio mitore e di mio splendore, alla faccia di un untore. I Novax sono i nuovi lebbrosi. Mi piace delirare, mi piace anche smorfieggiare, essere denirante, Al Pacino, vi mando un bacino. Sì, io soltanto quando vengo illuminato dalla foschia tersa di questa serata plumbea, rischiarata da lampioni che asciugano le mie lacrime immortali, no? Soltanto quando vengo abbacinato, abbagliato da notizie estatiche, nonostante l'estate stia tramontando, declinando, mi declino io nella bellezza contemplativa che fu Ian McGregor a premiare The Great Beauty di Paolo Sorrentino. E sì, io credo che la realtà è scadente e meglio essere onirici, meglio essere lisergici, psichedelici, che ce ne facciamo di professori che ammaestrano i giovani, li redarguiscono affinché si istruiscano nel uniformarli a ciò che vuole la procedura della società, che ti vuole duro. Il cyberbullismo, le opere di suggestione, vogliono suggestionarti, intimidirti, spaventarti, al fine che tu abdichi, devi abiurare e non la puoi sfangare. No, questa gente la devi sfanculare per inseguire il tuo destino e per non incorrere nel loro tempo che vogliono trascorrere nella recarti dolenza, essere indolenti. Poi se mai dicono a me parassita, sì, perché so bruciare di passioni violente, so sommergermi di un verbo che non può essere transitivo. No, so riemergere, poi affogare, annegare, in un dolce poltrire, naufragare, ma chi pensavate di fregare? Ora, mi piace essere fregato, sfregiato, e voglio fregiarmi del mio essere dolorante, afflitto. Torniamo all'essere schraderiano, essere o non essere, un po' amletico, poi indagatore dei suoi incubi, Bologna Polare. Io non voglio morire, questo è il sottotitolo. Lunedì sarà il mio compleanno. Sì, sì, ci sono i bulli, questi uomini vili, ma che si fingono virili, da me ritratti nudamente, in maniera crudissima, che vollero essere crudeli nei miei confronti spietati, ma io non voglio che dalla mia anima siano dimenticati, voglio che siano, diciamo,
loro incriminati e additati. Quindi, come si può constatare, le loro offese vanno a farsi fottere, loro pensano sempre a fottere, ricattano il prossimo, ma vengono così istruiti dai loro padri, i miserabili. Viene citato anche il capolavoro di Victor Hugo, pare ovvio, e che dubitano della sessualità o, diciamo, si pavoneggiano in quanto hanno già raggiunto quelle certezze su cui hanno stabilizzato la loro apparente durezza. In realtà la loro friabilità si sgretolano facilmente queste persone e allora loro addivengono presto delle facili conclusioni e vogliono affiliarti anche della simbiosi affinché tu, diciamo, possa diventare un'immagine cristallizzata nella loro visione limitata. Ma non tutti possono comprendermi, io stesso non voglio comprendere me stesso, essere un incompreso. Gene Hackman Al Pacino, essere uno spaventapasseri. Poi c'è lo spaventapassere, Leone d'oro alla carriera a Jamie Lee Curtis, David Gordon Green, Mangalore, Al Pacino, il sequel di Halloween. Voglio essere sì, un mostro però che non dovevate deridere, umiliare, perché lui sa pensare, a differenza di voi, che agite di retropensiero assai fallace e siete ossessionati dall'aspetto fallico. Date a me del fallito, dell'impigrito, dell'impoverito, dell'inacidito. Quando si possiede un cervello come il mio, è ovvio che ciò che si congiunge con la libertà dell'uccello, che non può essere domato, non può essere sedato e vuole sorvolare su queste porcate che vengono commesse in maniera impunita. E mi piace smascherare i criminali. Le mie sono requisitore, j'accuse, e non mi arrenderò né mi atterrò al vostro volermi vedere atterrito, atterrato nel fango, sì, della genialità. Io vi sguazzo, ma perché sono pazzo? Non dite questo voi? Ora vi sto inquisendo, vi sto interrogando, vi sto domandando come vi siete permessi di sfiorarmi, di toccarmi, di voler ledere la mia immacolatezza in base alla vostra presunzione, figlia della più pavida sfrontatezza. Ora, se volete affrontarmi, sono qui. Se volete due schiaffi, non soltanto morali, sono qui. Quindi, questi personaggi meschini, capaci di bassezze infime e infinite, hanno terminato o in maniera sterminata vogliono continuare, perché tanto io non crollerò e non più penderò tra le loro labbra che sputano sentenze. Questi qua sentenziano di verdetti inappellabili, ma io ribalto tutte le loro certezze e mi va di vivere in piena libertà senza ammainarmi al vostro volermi vedere rammaricato, amareggiato. Perché non volete vedermi fra l'altro amato o non desiderate che io amoreggi? Ma chi siete voi? Tutte le etichette che volete appiccicarmi o che appiccicate ai giovani castrandoli? Ne volete castrare anche fisicamente? Siete macellai. Ecco, volete incarcerare il loro libero pensiero, il loro libero arbitrio, condizionarli. Ma non potete perché siete impotenti, ma non mi riferisco, a differenza vostra, alla capacità virile della potenza sessuale.
Non potete perché, ripeto, la vostra limitatezza non ve lo permette. Io posso permettermi di stare qua e di bandire questi qua, di blandirli, di umiliarli, di saccheggiare le loro anime e denudarli, spogliarli della loro dignità e si mostrassero senza mascherine come me e senza sociali maschere. Questo libro viene citato Pasolini, in questo libro vengono citati capolavori inauditi della cinematografia, non soltanto francese, bensì internazionale, anche grandi film italiani. E soltanto attingendo dal cinema più recente io rifulgo d'estasi magniloquente, ma come mi vengono? Qualcuno obietta, pensa che non sia io a scrivere i miei libri, chi? La mano di Dio? Sì, voglio essere un cafone bifolco, buzzurro. Voglio soprattutto accanirmi contro questi cani. C'è una bella descrizione, fra l'altro, un excursus epocale, storico, oserei dire abissale, monumentale, degli scorsi mesi in cui la gente festeggiò e poi di nuovo fu ricattata dal potere costituito che ci obbligò al Green Pass, ma qui furono festeggiati gli europei. Insomma, la situazione mondiale è questa, è sempre la solita solfa, la solita storia di chi vorrebbe proibirci di vivere con letizia, con lieta magnificenza, con contentezza. Io non ho di me contezza. Queste persone sono delle schifezze e io continuerò, sì sì, a perseguirli, ma non sono ossessionato, non sono delirante paranoide, sono giusto, io sacramento la loro fine, sono lapidario, quindi io rinasco sempre, non muoio mai, sono un babau alla Freddy Krueger, con tanto di artigli, chiamate l'artiglieria, chiamate la fanteria, chiamatemi Fantozzi, chiamatemi Elefantino, miei sbirulini, siete proprio piccolini.